Milano Pavia News, edizione Milano. Buonasera e ben ritrovati. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo stradale sul tragico incidente di via Tito Livio. Il conducente del tram che ha investito il 14enne Luca Marengoni risulta indagato. Un ragazzo di 21 anni è morto all'interno di una camera del residence Linate di Segrate per una probabile fuga di monossido di carbonio. In gravi condizioni anche un 24enne. Ha minacciato un ultra ottantenne di rivelare ai suoi familiari i loro rapporti extraconiugali, estorcendogli più di 50.000 euro. La donna, una 47enne, alla fine è stata arrestata dai carabinieri. Gli studenti di Vermezzo e Gudo Visconti da mesi devono fare i conti con i gravi disservizi del servizio Pullman. Per poter arrivare a scuola alle 8 sono costretti a partire prima delle 6 e mezza. A Milano un progetto per inserire nel mondo della ristorazione rifugiati e richiedenti asilo. Sono 21 i ragazzi coinvolti che seguono lezioni pratiche, lezioni di italiano, ma anche di educazione civica. Queste le notizie del nostro sommario. In apertura torniamo sul drammatico incidente di Milano, di via Tito Livio, nel quale è morto un ragazzo di soli 14 anni. Lo avete sentito dal sommario, la procura ha aperto un'inchiesta, sono state insomma acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, è stato anche sequestrato il tram e la scatola nera del mezzo. Si cercherà di fare piena luce su quanto successo, per fare chiarezza sulle cause proprio della morte di questo giovanissimo. Vediamo. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo stradale sul tragico incidente che martedì mattina è costato la vita a Luca Marengoni, il ragazzo di 14 anni, travolto da un tram mentre andava a scuola in bicicletta. A risultare indagato è il conducente del mezzo, dipendente 45enne di ATM, che, dopo l'incidente, è stato trasportato al policlinico in stato di shock. Gli inquirenti nel frattempo hanno acquisito tutte le telecamere della zona e sequestrato il tram, la cui scatola nera potrebbe essere determinante per ricostruire quanto accaduto. Al vaglio ci sarebbe anche la possibilità di fare eseguire una consulenza cinematica, ossia una procedura per verificare la velocità a cui stava viaggiando il tram. Da una prima ricostruzione è emerso che l'autista avrebbe suonato e tentato di frenare, senza però riuscire ad evitare l'impatto. Versione che ora dovrà essere confermata dalle parole dei testimoni che in queste ore gli inquirenti stanno raccogliendo. L'alcol test sul conducente del tram intanto ha dato esito negativo, mentre sul corpo del minore, travolto a circa 100 metri dal liceo Einstein che frequentava, è stata disposta l'autopsia. Anche la politica intanto si interroga sul da farsi. Dopo che il sindaco Beppe Sala ha proclamato una giornata di lutto cittadino, è stata la vice sindaco con deleghe all'istruzione Anna Scavuzzo a tornare sul tema delle strade scolastiche. Le strade scolastiche e le zone scolastiche rendono i quartieri più vivibili e rendono complessivamente la vita delle famiglie e delle comunità scolastiche molto più sostenibile rispetto a quella che è oggi. Quello che è accaduto ieri restituisce da una parte il bisogno di riuscire a fare un'educazione stradale sempre più responsabile, no? Non paternalista. Dall'altra parte, evidentemente, noi stiamo lavorando perché la città sia una città che rallenta il ritmo, la velocità dei mezzi che possono essere come dire, anche più pericolosi, e dall'altra parte invece rende più fluido il traffico in modo tale da minimizzare. Credo che queste due cose vadano fatte insieme. Ma il giorno dopo la tragedia è anche il momento del cordoglio. Il collettivo Il Nodo, che raccoglie i ragazzi del liceo Einstein, ha lanciato una raccolta di fiori durante l'intervallo, fiori che sono stati appesi alla cancellata dell'istituto. E purtroppo nelle scorse ore si è verificata un'altra tragedia, questa volta nel residence Linate a Segrate. Un ragazzo di 21 anni è morto per esalazioni di monossido di carbonio che sarebbero arrivate nella sua camera. È ricoverato anche un altro ragazzo di 24 anni che era in camera con lui. Vediamo. Tragedia in mattinata nel residence Linate in via Carducci 7. Dalle prime informazioni, verso le 12.25 circa, una persona è deceduta per intossicazione da monossido di carbonio, un'altra trasportata in ospedale al Fatebene Fratelli in codice rosso sarebbe in gravissime condizioni. La vittima è un ragazzo di 21 anni, mentre ricoverato è un amico di 24. Sul posto sanitari e vigili del fuoco che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto. I due giovani, entrambi campani,
secondo quanto ricostruito, si trovavano a Segrate per un colloquio di lavoro che avrebbero dovuto sostenere in giornata presso una catena di grande distribuzione. La famiglia, non avendo loro notizie da parecchie ore, si è preoccupata e ha mandato un amico che vive a Milano a bussare alla porta del residence. E sarebbe stato proprio l'uomo a fare la tragica scoperta e chiamare i soccorsi, ma per il 21enne era già tardi. Intervenuti in via precauzionale anche i vigili del fuoco del nucleo sostanze nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche per verificare i possibili rischi per altre persone. Dalle prime rilevazioni dei vigili del fuoco pare che il problema che ha generato la fuoriuscita di monossido di carbonio sia legato al malfunzionamento di una caldaia al piano sottostante. I due dormivano in una stanza al pian terreno. Ancora cronaca, una donna di 47 anni è stata arrestata con l'accusa di estorsione. La signora avrebbe estorto più di 50.000 euro a un anziano, un ultra ottantenne di Milano, minacciandogli di rivelare ai suoi familiari i loro rapporti extraconiugali. Lo minacciava da più di un anno di rivelare ai suoi familiari i loro pregressi rapporti extraconiugali e di diffondere dei contenuti a sfondo sessuale sul suo conto qualora non avesse continuato a versarle le somme che lei gli chiedeva. Per questo motivo una donna di 47 anni, cittadina etiope, è stata accusata di aver estorto ad un ultra ottantenne una cifra totale che supera i 50.000 euro. Lo scorso 22 ottobre, al termine delle indagini scaturite dalla denuncia della vittima, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Milano Porta Magenta hanno così arrestato la donna, già aggravata da precedenti per spaccio internazionale di stupefacenti, per la quale poi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Dalle indagini è così emerso che la 47enne, sfruttando lo stato di soggezione del pensionato, nel tempo lo aveva già indotto a consegnarle del denaro e che nell'ultimo anno, di fronte agli sporadici tentativi di resistenza dell'uomo alle richieste che via via si erano fatte sempre più gravose, aveva iniziato a minacciarlo di rivelare ai suoi familiari la loro pregressa relazione e il relativo materiale fotografico a sfondo sessuale. E sempre a Milano ha rischiato di trasformarsi in tragedia una rapina con due malviventi che aggrediscono due ragazzi per rubargli la bici elettrica e di fronte al loro rifiuto li accoltellano. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Tentano di rubare la bici elettrica a due ragazzi, ma il furto si trasforma in tragedia. Le vittime sono state accoltellate e trasportate d'urgenza in ospedale. È successo tutto nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 novembre in piazza Carbonaria a Milano, poco prima delle 3 di notte. Due uomini avrebbero avvicinato due ragazzi e li avrebbero aggrediti per rubare loro la bici elettrica, che poi la polizia ha trovato abbandonata poco distante. Si tratta di un 21enne pakistano che è stato trasportato al policlinico con una ferita all'addome, più precisamente nella zona della fossa iliaca sinistra, praticamente sopra il bacino, e di un afghano di 25 anni portato al Niguarda con una profonda ferita alla coscia destra. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorritori con diverse ambulanze e le pattuglie della polizia. Gli agenti della questura stanno comunque ancora ricostruendo quanto accaduto. Le due vittime non sarebbero in pericolo di vita, al momento dell'arrivo erano coscienti e con parametri vitali stabili, stando a quanto riferito dalla REU. Adesso è caccia ai due aggressori. Questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro all'interno del centro sportivo Washington di via Caboto a Milano. Un elettricista di 65 anni è precipitato al suolo da un trabattello da un'altezza di circa 3 metri. Tutto è accaduto poco dopo le 11. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 65enne stesse lavorando sull'impianto elettrico della tensostruttura che ospita un campo da tennis, quando per cause ancora da accertare il trabattello si è rovesciato e lo ha fatto cadere al suolo. L'uomo fortunatamente non ha riportato gravi traumi, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Milano, la polizia e i tecnici dell'ATS che ora dovranno accertare la dinamica di questo incidente. E adesso vi parliamo di un problema che riguarda gli studenti dell'Abbiatense, in particolar modo di Vermezzo e di Gudo Visconti, che ormai da mesi devono fare i conti con dei disservizi del trasporto pubblico locale, in particolar modo del servizio bus Stav. Gli orari non coincidono e loro, per poter arrivare in classe entro l'inizio delle lezioni alle 8, alle volte sono costretti a partire addirittura prima delle 6:30 del mattino.
Autobus, pochi gli orari, quasi da linea notturna, come raccontano le immagini tra Vermezzo e Gudo Visconti, gli studenti che usano il servizio bus Stav per raggiungere Abbiategrasso o Albairate per prendere il treno per arrivare a scuola hanno da compiere la scelta fra l'alzataccia per partire prima delle 6:30 e arrivare così in largo anticipo sui banchi oppure arrivare in ritardo. La soluzione fino ad ora è quella che siano i genitori a portarli direttamente alle stazioni dei treni, una situazione che però ora fanno sempre più fatica a tollerare. Noi che abitiamo a circa 3-4 km dalla stazione del treno dobbiamo riuscire ad arrivarci, quindi dobbiamo arrivarci con l'autobus, e qui abbiamo capito che gli autobus non fanno il servizio che dovrebbero. Noi abbiamo bisogno di una vera e propria navetta e ci stiamo battendo dal 2012. Qui ad esempio passano tre linee: Z553, Z554 e Z555. Una di loro va alla stazione di Albairate, però non coincidono mai gli orari con i treni. Quest'anno in particolar modo c'è stato il nulla assoluto. Io e mio figlio, che deve dirigersi da Vermezzo Conzelo alla stazione di Albairate, che settimanalmente mi chiama dicendo che è saltata la corsa e io devo prendere, andare, portarlo ad Albairate. Stessa cosa al ritorno, le navette inesistenti, quindi magari i ragazzi arrivano alla stazione e magari devono aspettare 40 minuti, 45, quando passa la navetta che poi ovviamente li riporta nei comuni come Vermezzo, come Gudo. I problemi del trasporto pubblico nell'Abbiatense con pochi autobus si sommano poi a quelli di area B, concettualmente almeno, perché la spinta ecologista dovrebbe basarsi su un trasporto pubblico efficiente, che però in provincia non c'è. Una crisi dei mezzi che, come raccontano i genitori dei ragazzi, è sempre più visibile nel corso delle settimane. La situazione è insostenibile, perché io posso farlo perché ho un orario lavorativo che mi consente di farlo, ma non tutti i genitori hanno questa facoltà, quindi tanti ragazzi prendono e tornano a casa saltando quindi la scuola perché non riescono ad arrivare, e questa è l'incognita che ci si presenta ogni mattina. Facciamo un esempio: i ragazzi per andare a scuola hanno bisogno di prendere un treno che sia o il 7:08 o il 7:21 per poter entrare in una qualunque scuola di Milano per le 8 del mattino. Bene, se vuoi prendere il pullman hai bisogno di prendere il 6:22 che arriva in stazione alle 6:30, quindi arrivi con un larghissimo anticipo, cioè devi aspettare almeno mezz'ora. Altrimenti l'autobus successivo passa di qui alle 7:22 e a quel punto tu sei già in ritardo per arrivare a scuola. Settimana scorsa il disastro, ma il disastro comunque è da ottobre che c'è. È da ottobre. Io settimana scorsa, due settimane fa, sono passati su 5 giorni lavorativi, quindi da lunedì al venerdì, ne sono passati solo 2. Il giovedì e il venerdì, lunedì, martedì, mercoledì, il pullman non è assolutamente passato. Non è che è passato prima o è passato dopo, perché mio figlio è stato lì più di mezz'ora, non è proprio passato. Stessa cosa per gli altri giorni nelle precedenti settimane. A Milano è polemica per le multe comminate nei primi 6 mesi dell'anno dai 18 autovelox fissi distribuiti sulle strade della città. Sono più di 140.000 appunto in 6 mesi. Il comune però ha spiegato che si tratta di numeri in calo. A Milano sono 18 gli autovelox fissi che monitorano le strade per verificare che gli automobilisti rispettino i limiti di velocità. Nei primi 6 mesi del 2022 sono state poco più di 140.000 le multe recapitate a casa di automobilisti distratti o un po' troppo amanti della velocità. Tradotto in denaro sonante, significa 12 milioni e mezzo di euro per le casse comunali, una cifra che è stata resa nota dalla consigliera leghista ed eurodeputata Silvia Sardone. Troppe multe, un
un'autentica follia, attacca la Lega, che ha da sempre accusato il comune di usare i cittadini come dei bancomat da spolpare. È evidente come il comune di Milano lucri sulle tasche dei cittadini, soprattutto in questo momento di crisi economica e energetica. 847 multe al giorno sono una media indicibile, veramente aberrante, con la quale il comune di Milano continua a voler far cassa. Effettivamente 140.000 multe in 6 mesi non sono spiccioli, eppure a fare il confronto con gli anni passati la prospettiva cambia. Nel 2021, nell'arco di 12 mesi, le sanzioni furono oltre 310.000 e, se si torna al 2018, il numero supera le 715.000 sanzioni in un anno. Fatto sta che le eccezioni, anche quelle strabilianti, ci sono sempre. Lo scorso 20 maggio le telecamere di via Giuseppe Ferrari hanno immortalato poco dopo mezzogiorno un'auto a 175 km orari, laddove il limite è a 70. Ma al di là di storie e polemiche, il comune continua la sua battaglia. Ecco perché entro la fine dell'anno altri 2 autovelox fissi saranno installati in viale Enrico Fermi, direzione centro, e in viale Famagosta, direzione ovest. Tra qui e il 2024, inoltre, ne verranno aggiunti altri 8 in località da definire. Gli automobilisti sono avvisati. Restiamo a Milano, dove nelle scorse ore sono state sgomberate 5 case popolari Aler in zona Via Gola, zona ticinese. Sono 7 le persone denunciate per il reato di invasione di edifici e furto di energia elettrica. Una persona è stata invece arrestata perché trovata in possesso di più di un etto di droga. Sgomberati in via Gola 23 5 alloggi Aler occupati abusivamente, comunicanti tra di loro tramite i tetti e botole poste nei solai. Lo riferisce la questura, sottolineando che nell'operazione non si sono verificati problemi per l'ordine pubblico. 7 persone, tutte straniere, sono state accompagnate in questura e indagate per invasione di edifici e furto di energia elettrica. Un cittadino egiziano di 34 anni è stato trovato in possesso di 112 grammi di hashish e 2 di cocaina, arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Al termine delle operazioni, Aler ha provveduto a mettere in sicurezza gli alloggi, posizionando lastre di metallo e murando gli ingressi. Sì, è un impegno che la giunta regionale ha preso non naturalmente da oggi, ma da sempre. Gli sgombri non dipendono dalla regione naturalmente, ma non possiamo che essere felici e contenti di questo. Indubbiamente l'avvento del nuovo governo nazionale, del nuovo governo di centrodestra, probabilmente ha dato maggiore fiducia e maggiore forza anche al prefetto, al questore, alle forze dell'ordine, per cui negli ultimi tempi gli sgombri si sono un po' succeduti in modo un po' più consistente rispetto al passato. Chiaro che questa è la strada da seguire, perché dobbiamo restituire a Milano, alla Lombardia, ma credo all'Italia, quella legalità che probabilmente negli anni passati era stata smarrita. È un segnale, e dovrà essere sempre più un segnale, che lo Stato è presente. Fino a ieri l'immunità che godevano queste persone, l'impunità che godevano queste persone, incoraggiavano anche altri naturalmente a proseguire su questa strada. Con uno Stato presente, con le forze dell'ordine a presidiare, e certo non elimineremo il problema, perché non si elimina e non si potrà eliminare totalmente, ma io credo che proseguendo su questa strada, certamente una quantomeno percezione, ma io mi auguro non soltanto percezione, ma una maggiore sicurezza la si potrà dare a tutti i cittadini, ed è quello che chiede la gente comune, perché in queste case popolari, in molte case dell'Aler o del comune, le cosiddette case popolari, gente anziana, gente un po' debole, o bambini o donne, non possono assolutamente circolare. Dalle 6 di sera in poi c'è il blackout, c'è il coprifuoco totale, e questo è inammissibile in una città europea, in una città civile come è Milano. Passiamo alla politica, dopo gli screzi dei giorni scorsi con l'ex o l'ormai ex assessore Moratti. Ormai è confermato, è ufficiale, sarà Attilio Fontana il candidato dei partiti del centrodestra per le prossime regionali del 2023.
Era atteso da giorni e poco prima alle nostre telecamere il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana aveva anche commentato che era davvero questione di ore. Credo che sia una questione di poche ore. E infatti così è stato. Due ore dopo è arrivata la conferma ufficiale. I leader del centrodestra riconfermano Fontana come candidato della coalizione alle prossime elezioni regionali in Lombardia. Il valore del centrodestra unito, la nostra compattezza e la nostra coerenza, scrivono Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in una nota, sono la garanzia per proseguire il cammino comune di buon governo basato sulla centralità dei bisogni dei cittadini e della comunità. Sono molto soddisfatto che oggi sia stata formalizzata la scelta del mio nome come candidato, ha commentato all'ANSA il presidente Attilio Fontana dopo la conferma. Sarà una campagna elettorale sviluppata sul fare. Da ora, come stiamo già facendo, ragioneremo sul futuro della Lombardia. Poco prima dell'ufficializzazione della candidatura, Fontana aveva già ribadito l'importanza della campagna elettorale basata su un programma solido con contenuti. Credo che la cosa importante da fare sia cercare di andare avanti e, come ho già detto, aspettare una campagna elettorale che sia sui contenuti, sulle cose fatte, sulle cose da fare, sui programmi alti che stiamo predisponendo per la nostra regione. Resta invece ancora da capire la data del voto delle prossime regionali. Al momento circola come possibilità il 5 di febbraio per abbinare le elezioni lombarde a quelle nel Lazio. In questa fase non ho ancora, sono l'unico in Italia, presidente, che non abbia una legge che gli consente di fissare la data. Potrei averla, ma credo che a questo punto valga la pena che ci sia un intervento nazionale per mettere insieme tutte le regioni, per fare in modo che ci sia una scelta che vada, che sia coordinata, che abbia un minimo di logica. Quindi penso che ci penserà il governo. Per quanto riguarda invece la candidatura della ex vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti per il Terzo Polo, Fontana sembra non avere dubbi. No, non mi preoccupa, l'ho già detto e lo ribadisco. Va bene, mi lascia un po' perplessa questa cosa, ma mi va benissimo. Parliamo d'altro. A Milano torna a far discutere il trasferimento delle scuole medie di via Vivaio negli spazi dell'ex scuola elementare di via D'Annunzio. Nel sopralluogo avvenuto nelle scorse ore c'è stata anche una protesta dei genitori. Un sopralluogo dai toni accesi per un tema che torna ad animare il dibattito pubblico, ossia il trasferimento, per esigenze di bilancio, delle medie di via Vivaio negli spazi dell'ex scuola elementare di via D'Annunzio, dove stanno proseguendo i lavori. Lavori che sono necessari anche per la particolare natura della scuola, una delle ultime in Italia ad avere uno statuto speciale ed essere dedicata in particolare a progetti didattici per ragazzi con disabilità. Abbattimento delle barriere architettoniche, aule più ampie, rifacimento degli ascensori. Sono questi dunque alcuni degli elementi di questo travagliato capitolo. Travagliato perché, appena al di fuori del cantiere, visitato mercoledì mattina dalla Commissione Comunale Educazione, c'erano i genitori dei ragazzi, profondamente contrari al trasferimento, e la ex preside della scuola, sollevata dall'incarico solo poche settimane fa e oggi in causa contro il comune proprio per questo provvedimento. Sono qui perché credo nel progetto educativo della Vivai e in questo edificio non può essere portato avanti. La Vivaio è una scuola che ha un percorso pedagogico particolare e tutto il percorso che è stato fatto non è mai partito e non ha mai preso in esame questo aspetto. Il Don Gnocchi mi ha detto: signora, o lei alle medie porta Silvia alla scuola media Vivaio o sua figlia la perde. Cosa vuol dire questo? Che questo progetto, che conosce Milano, la Lombardia, è conosciuto in tutta Italia, veramente funziona. E questo, quello che qui dentro manca. Ma poi, cioè, non c'è un ingresso per i disabili, non c'è per i pulmini. Il comune però è intenzionato a proseguire, anche se rimane il nodo delle tempistiche. La speranza è effettuare il trasferimento durante la pausa natalizia, ma i dubbi restano. Torniamo nell'Interland, anche a Cassinetta il comune ha deciso di non installare le luminarie di Natale in vista proprio, insomma, in maniera da risparmiare soldi per contrastare il caro energia, un modo, ha spiegato il sindaco, anche per evitare gli sprechi.
L'amministrazione comunale di Cassinetta di Lugagnano ha deciso di tagliare la spesa per l'installazione delle luminarie natalizie lungo le vie del paese. Attraversiamo uno dei periodi più difficili dal dopoguerra ad oggi. Molte sono le famiglie che stentano ad arrivare a fine mese ed il caro bollette sta producendo i suoi effetti sia sui bilanci familiari che su quelli comunali, afferma il sindaco Domenico Finiguerra, che continua: per questo ci è sembrato doveroso, per rispetto nei confronti di chi sta centellinando le ore di riscaldamento o di illuminazione in casa, dare un segnale concreto e quindi evitare questa spesa superflua. Per sostenere le famiglie più deboli che stanno fronteggiando la crisi energetica ed economica, l'amministrazione comunale sta predisponendo una misura specifica con risorse comunali. Infatti, nel prossimo consiglio comunale verrà portata in approvazione una variazione al bilancio di previsione del 2022, con la quale si costituirà un fondo di crisi pari a 5.000 euro. L'amministrazione comunale riconoscerà un contributo una tantum a parziale copertura degli aumenti in bolletta a favore dei nuclei familiari in difficoltà, conclude il sindaco. Una misura che ci auguriamo possa essere affiancata presto da un intervento massiccio da parte del governo centrale, perché i segnali di disagio, spiega Finiguerra, che stiamo registrando negli ultimi mesi sono davvero preoccupanti e necessitano di un forte strutturale intervento da parte dello Stato. A Milano un bel progetto per inserire nel mondo del lavoro, nel mondo della ristorazione, rifugiati e richiedenti asilo. Sono 21 i ragazzi che stanno seguendo i corsi. 21 ragazzi, 100 ore di italiano, 20 di educazione civica, 80 di ristorazione e 16 tirocini in azienda sono solo alcuni dei numeri del progetto Union Migrant Net, che in collaborazione con Anolf Milano, lo sportello immigrazione della CISL, Fisascat e il Comune di Milano ha l'obiettivo di inserire nel mondo del lavoro, nel settore della ristorazione, rifugiati e richiedenti asilo. Attraverso questa azione formeremo 21 rifugiati e richiedenti asilo con un corso di lingua italiana, un corso di formazione professionalizzante nell'ambito della ristorazione, e questi 21 rifugiati e richiedenti asilo sono inseriti poi in un tirocinio di 3 mesi presso le aziende della ristorazione, e tutti quanti insieme stiamo dimostrando che è possibile, attraverso la sinergia, proporre un metodo diverso rispetto a quella che è una accoglienza basata soltanto sull'emergenza. Un progetto che, oltre a favorire l'inserimento di migranti e richiedenti asilo all'interno della società, dà anche un enorme contributo al settore della ristorazione, che soffre in questo periodo di una grave carenza di personale. Si incontra da un lato la necessità dell'imprenditore di trovare lavoratori, lavoratori, attenzione, qualificati, perché questo è un tipo di progetto che prevede una formazione attraverso il Politecnico del Commercio di formazione di questi lavoratori, cioè non sono dei cosiddetti tappabuchi, lavoratori qualificati che svolgono determinate mansioni in determinate imprese, dove ahimè oggi risulta sempre più difficile trovare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e soprattutto trovare figure professionali che svolgano certi tipi di mansioni. 21 stranieri provenienti da 7 paesi diversi: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Ghana, Libia, Nigeria e Pakistan. I giovani hanno avuto la possibilità di svolgere prima per 6 settimane un corso di formazione linguistica e professionale, e poi sono stati inseriti con dei tirocini in 6 importanti aziende della ristorazione e del fast food a Milano. Noi gli diamo la formazione, perché tale è il compito della bilateralità. Noi gli diamo poi la possibilità di lavorare presso aziende dei settori che loro hanno individuato. Noi diamo la possibilità quindi di poter inserirsi, perché il vero problema finale è quello che con il lavoro noi cerchiamo di avere un inserimento che sia proficuo di tutte le soddisfazioni che questi si meritano finalmente. I ragazzi sono stati così accompagnati da insegnanti di italiano esperti e chef professionisti, e hanno potuto studiare nelle aule e nei laboratori del Politecnico del Commercio e del Turismo. Devo dire che il fatto che queste persone siano poi riuscite ad essere accompagnate in un inserimento lavorativo efficace con la formula del tirocinio, che speriamo si sviluppi poi anche con delle forme di lavoro effettivo e stabile, è il senso che l'iniziativa era focalizzata secondo gli obiettivi corretti e che sicuramente siamo riusciti a fare un buon lavoro.
Era l'ultimo servizio, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio al meteo, vi ricordo l'appuntamento in prima serata con Itinerari. Stefano Calvi ci porta a Menconico. Adesso c'è qualche pubblicità, poi noi torniamo con l'edizione Pavia.